Viene presentata oggi questa manifestazione che andrà in scena la prossima settimana, il 15 giugno, per rivendicare soprattutto quelli che sono i diritti dei lavoratori e anche per lanciare un segnale importante contro un fenomeno come il caporalato, soprattutto per ribadire quelle che sono le proposte della piattaforma sindacale a fronte del mancato rinnovo del contratto. Come si andrà ad articolare questa manifestazione? Allora, innanzitutto il fenomeno del caporalato esiste. Questo sciopero che si farà il giorno 15 riguarda il settore dell'agricoltura e perché le nostre controparti nazionali nel rinnovo contrattuale nazionale hanno fatto delle proposte molto inusuali, perché di solito le proposte vengono dalle organizzazioni sindacali, in cui vogliono cancellare l'orario, tra le altre questioni, vogliono cancellare l'orario giornaliero. Che significa? Oggi i lavoratori agricoli fanno 6,30 euro e hanno l'obbligo delle 6,30 euro. Cancellando l'orario giornaliero si legittima che il lavoratore agricolo quella giornata può lavorare pure 4 ore. Quindi si legalizza sostanzialmente e si annulla la 199, che è la legge del caporalato, conquistata due anni fa nel Parlamento, che l'ha votata con battaglie e con situazioni anche drammatiche che sono successe e succedono ancora e che noi viviamo tutti i giorni. Da questo punto di vista vogliono annullare questa situazione. Questo è il punto nodale della nostra discussione. Quindi noi abbiamo programmato sul piano nazionale lo sciopero del settore agricolo. Qua noi lo faremo a Salerno presso il centro sociale di Battipaglia, in provincia di Salerno, Battipaglia, lo sciopero regionale di tutti i lavoratori agricoli. Faremo una manifestazione al centro sociale dove noi ribadiremo questo concetto. La destrutturazione del contratto di lavoro significa abolire per legge quello che si è conquistato per legge, abolirlo per contratto, e su questo noi non ci siamo. Occasione importante questa per ribadire quelle che sono le vostre proposte per i lavoratori e soprattutto tracciare quella che dovrà essere la strada d'ora in poi. Allora, è il momento in cui scendiamo in piazza, anche perché vogliamo ribadire che la piattaforma presentata dalle organizzazioni sindacali Fly, Fly e Wheel è una piattaforma in linea con il tempo in cui viviamo, dove si parla sì di salario, aumento del salario, ma si parla anche di welfare aziendale, si parla di salvaguardare il diritto ad un salario non minimo nazionale, ma un salario che viene fuori da una contrattazione dei contratti provinciali. Invece la controparte vuole eliminare questa importante conquista che negli anni abbiamo noi, siamo riusciti ad avere. E poi parliamo di una condizione in cui lo sfruttamento, che oggi è una nuova, possiamo dire, il nuovo schiavismo di questo secolo, venga abolito del tutto, facendo un grande patto di ferro tra le organizzazioni sindacali e le controparti, accettando quello che è la 199, ma passando alla seconda parte della 199. La 199 fino ad oggi ha visto solo un momento di repressione. Noi pensiamo invece che la 199, la seconda parte della 199, significa cabina di regia, significa agricoltura sana, significa che sul territorio le controparti, le istituzioni e il sindacato si mettono insieme affinché sia messo a bando l'illegalità e si parla più di integrazione, degli immigrati, ma di salvaguardia dei diritti dei lavoratori, che è inutile parlare più di lavoratori che vanno a lavorare per 3 euro all'ora, ma si parla dei diritti sacrosanti, del rispetto del contratto collettivo nazionale e di tutto quello che eventualmente serve per un'agricoltura al passo dei tempi. Noi pensiamo che tutta la situazione degli appalti sia governato all'interno del contratto. La controparte invece vogliono libertà su questo, come vogliono libertà
sull'orario di lavoro, come vogliono libertà sul minimo salariale. A questo punto le organizzazioni sindacali, FAI, FLA, LEUI, hanno deciso di scendere in piazza, e in Campania questo settore riguarda 60.000 addetti, di cui 28.000 nel salernitano, perciò lo sciopero si fa a Salerno, perché qui è la gran parte di questo settore che lavora in agricoltura, e qui diremo no a tutta quella alla piattaforma della controparte, per dire sì alla nostra piattaforma, perché è una piattaforma che dà più diritti, riconosce un nuovo welfare e dà tutte quelle condizioni che fino ad oggi sono state negate ai lavoratori. Una giornata importante quella di oggi, ovviamente del 15 giugno, di che cosa si andrà a discutere, e soprattutto per quale motivo i sindacati hanno deciso di battere i pugni sul tavolo? No, abbiamo deciso di battere i pugni sul tavolo per un motivo molto semplice: c'è un atteggiamento delle controparti al rinnovo del contratto nazionale del settore agricolo che non ci piace, non va bene. Ci siamo battuti per avere una legge decente sul caporalato e sul lavoro nero, e le controparti tentano di cancellare la parte importante dal contratto nazionale. Noi diciamo no, ci sono un'altra serie di questioni, ad esempio l'orario di lavoro, la cancellazione dell'orario lavoro in agricoltura, che per noi, voglio dire, è un paletto fondamentale e fisso, perché si viene meno a quello che è lo spirito del contratto nazionale. Per cui c'è un atteggiamento da parte delle controparti che non ci piace, e noi faremo in modo che il giorno 15, con lo sciopero generale nazionale della categoria, di dire a chiara voce alle controparti di che cosa parliamo e come noi intendiamo affrontare il mercato del lavoro e soprattutto le questioni contrattuali.